Ci troviamo a Genova, al Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria e io sono con Giuliano Doria. Buongiorno. Buongiorno. Oggi ci avete aperto le porte per una mostra molto particolare, molto bella. Sì, questa è la mostra Spiders che è inaugurata ai primi di febbraio. E andrà avanti? E va avanti sino al 5 giugno, okay. Quindi c'è il tempo per vederla. Quanti esemplari ci sono? Perché so che questo è un po' motivo di vanto. Sì, un motivo di vanto perché l'anno scorso a New York, all'American Museum di New York, è terminata una mostra sugli aragni, avevano 20 terrari con gli aragni vivi, qua in mostra ne abbiamo 60. E diciamolo che quindi Genova ne ha 60, mentre New York ne aveva 20. Allora, razze provenienti da tutto il mondo? Sono specie di i più grandi aragni del mondo, provenienti da... gli esemplari sono tutti nati in cattività, questo mi fa piacere segnalarlo, nessuno è stato prelevato in natura, sono specie che vengono da tutto il mondo, quindi dall'America Latina, dall'Africa e dall'Asia e dall'Oceania. Sono 60 terrari, abbiamo 47 terrafose, quindi i grandi aragni e le grandi avicularie, poi 10 scorpioni, anche questi molto grandi, e 3 scolopentre giganti. Il più grande? Il più grande è la avicularia Golia, terrafosa blondi, che è anche bella pesante e con un'apertura delle zampe notevole. Una particolarità è che sono tutti predatori solitari. Sì, i ragni sono, non sono coloniali. Tutti i ragni hanno il veleno che gli serve per predare e iniziare a digerire le prede. E questi grossi ragni che abbiamo esposti non hanno un veleno pericoloso per l'uomo. Abbiamo preferito non esporre i ragni tipo la vedova nera che possono provocare un danno anche letale per l'essere umano. Loro stanno tutto il giorno nel terrario, illuminati. Ci sono un'opportuna lampada per l'illuminazione, una per il riscaldamento e una ciotolina d'acqua che si vede in ogni terrario per la corretta umidità. Quotidianamente vengono controllati tutti questi parametri ambientali per rendere idoneo il loro terrario. Quindi se volete vedere queste adorabili creaturine venite al Museo Civico di Genova. C'è la possibilità anche di avere la visita guidata? Ci sono anche delle visite interattive intanto per le scuole che possono contattare il museo e anche per i singoli. Il sabato alle 14 vengono organizzate delle visite, bisogna prenotare chiamando il museo qualche giorno prima. E ricordiamo che andrà avanti fino a? Va avanti fino al 5 giugno di quest'anno.